La Guardia di Finanza di Piacenza prosegue nella sua attività di monitoraggio e di contrasto allo spaccio sul territorio provinciale. Nei giorni scorsi, grazie all'impiego di un'unità cinofila, è stato possibile per le Fiamme Gialle intercettare un uomo, un 22enne di origini ivoriane, che aveva con sé 200 grammi di hashish nascosti negli slip. È successo durante un normale controllo presso il sottopassaggio nella stazione ferroviaria, dove il fiuto del cane ha concentrato l'attenzione dei militari su un uomo. Soltanto una settimana fa, sempre durante un normale controllo con l'ausilio delle unità cinofile, le Fiamme Gialle avevano fermato due senegalesi con 1,5 kg di marijuana. Noi cerchiamo di monitorare quelli che potrebbero essere dei punti più sensibili, come la stazione, l'uscita delle case autostradali o comunque altri luoghi che si prestano a questo tipo di trasporti. Nel caso specifico era il luogo in cui sono stati trovati, in cui questo soggetto è stato trovato dopo che la settimana scorsa ne sono stati trovati altri due, è il piazzale della stazione di Piacenza, dove evidentemente si concentrano persone che vanno e vengono da Milano per acquistare sostanze stupefacenti, praticamente esclusivamente con l'uso dei cani, un'attività di presidio, di controllo del territorio e naturalmente avendo a disposizione due unità cinofile, il loro utilizzo è quotidiano, praticamente quasi tutto lungo l'arco della giornata. Sicuramente, come ho accennato prima, la stazione di Piacenza e l'uscita dei caselli autostradali e comunque altri luoghi quando si ritiene di fare queste attività, come potrebbero essere i luoghi di ritrovo, di assembramento, qualche giardino, qualche parco, a volte l'uscita delle scuole anche insieme ad altre forze di polizia, facciamo questo tipo di controlli. La nostra percezione è quella è la stessa che fanno, è la stessa che ci viene rappresentata dalle statistiche, comunque possiamo leggere tutti i giorni anche sui quotidiani locali. E cioè che il fenomeno è molto diffuso, è diffuso anche tra i giovani, è diffuso all'interno delle scuole, quindi è una materia su cui, un argomento su cui molto probabilmente l'attenzione va tenuta sempre alta.